meravigliosa, grazie Pietro Grasso, e c'è anche la nostra meravigliosa Irene Benassi che sta in un luogo che sarebbe meraviglioso se solo fosse tutelato. Vabbè. Grazie per tutti questi meravigliosi, Serena, questo sì, davvero un luogo magnifico. Noi siamo a Pisa, come dicevi, Piazza San Francesco, dentro il chiostro della chiesa di San Francesco. Perché siamo qui? Guardate un po' in che condizioni è questa chiesa, un monastero francescano del 200 di grandissimo pregio, che però è, allora, se Federico mi aiuti, guarda, lì davanti si vedono le impalcature della chiesa, perché la chiesa è chiusa, perché è pericolante, qui sotto, se abbassi un po' la telecamera, si vedono, vieni con me, Gabriele, queste reti che sostengono gli eventuali crolli di pezzi di intonaco dal chiostro, perché questa chiesa è pericolante. Con noi c'è Gabriele Del Guerra, segretario di Italia Nostra di Pisa, strenuo difensore dei monumenti pisani e in particolare di questa chiesa, che è la chiesa anche dove è sepolto il conte Ugolino. Sì, tra le cose importanti di questa però chiesa c'era la dici, sepoltura. Irene, scusami, se mi dici Conte Ugolino io ti cito Dante. Irene, mi senti? No, perché siccome se mi dici Conte Ugolino io mi ricordo: la bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator forbendola i capelli. Intanto Francesca Re Davide, buongiorno. Buongiorno. Luigi Marattin, Massimiliano Fedriga, Lega Nord. Vabbè, ho voluto fare lo sfoggio, succede, va così, vai Irene, che dice il tuo ospite? Corretta la citazione, Gabriele. Il famoso canto 23esimo dell'Inferno di Dante, dove dice anche ai Pisa vituperio delle genti. Era sempre gentile buon Dante Alighieri con la nostra città. Comunque, il conte Ugolino famoso è sepolto qui, lui fuori, la sua famiglia era sepolta dentro un sepolcro molto bello, purtroppo oggi smembrato, in parte nel museo di San Matteo, in parte nel Camposanto Monumentale. Noi perché siamo fuori, Serena? Perché dentro la chiesa non si può entrare perché ci cade il tetto in testa. Ma che peccato. Questo è il rischio. Esattamente. Più di un anno fa sono crollate tre coperture delle tre cappelle, tra cui quella dei conti della Gherardesca. Quindi la copertura di legno è cascata sopra le volte e dopo questo la sovrintendenza ha fatto dei sondaggi e ha rilevato che tutta la copertura dell'edificio, stiamo parlando di un edificio di dimensioni molto importanti. Questo è il secondo convento monastero francescano più grande d'Italia, giusto? O mi sbaglio? Insomma, uno dei più importanti. Per dimensioni la chiesa è la seconda chiesa della città. È una chiesa di enorme importanza. Qui, in questa sede, in quel capitolo, fu tenuto il capitolo generale dell'ordine nel 1263, dove San Bonaventura stabilì qual era la vera storia di San Francesco, quindi un evento abbastanza anche simbolico. Anche no, pensate, Irene, e poi un'altra cosa importante, vi diciamo. Sì, dici, sì. Diccela allora, se è importante diccela subito. Che qui dentro c'erano due opere straordinarie portate via da Napoleone, così? Sì, le due opere più importanti, ce ne sono altre ancora importanti dentro, erano due opere, una di Giotto e una di Cimabue, che i francesi portarono via e portarono al Louvre nel 1813. E poi non restituirono perché erano troppo grosse per essere trasportate. Lo fecero perché consideravano gli italiani sostanzialmente dei selvaggi. Beh, vedendo come teniamo il contenitore delle opere, forse avevano fatto bene, hanno ragione loro. Pensate in Italia, no, appena ci si avvicina ad un'opera d'arte, quanta storia, quanta bellezza, insomma, vogliamo tornare sulla tomba del conte Ugolino. Buongiorno a Carlo Cottarelli, grazie di essere con noi, c'è anche Carlo Buca, vieni, là, tranquilli. Buongiorno. Va tutto bene, entrano, entra, eccetera. Però ieri c'è stata una querelle, dobbiamo tornare alla stretta cronaca politica, Berlusconi nella chiesa dove sono contenute le spoglie del conte Ugolino, la bocca sollevò dal fiero pasto. Allora, come te lo spiego? Dov'è? Dammi il conte Ugolino, voglio vedere la tomba del conte Ugolino. Allora, la tomba del conte Ugolino è fuori, adesso noi siamo entrati dentro, non siamo dentro la chiesa, attenzione perché la sovrintendenza non ci ha dato l'autorizzazione perché è pericoloso, e quindi preciso, siamo nella sacrestia perché padre Giuliano, che è qui con me, alle chiavi ci ha fatto entrare, lui è un padre, un frate francescano che è qui da pochi mesi e che però insomma vive in questo convento. Che cosa dicono i fedeli qui che la chiesa è chiusa? Eh beh, tante domande, quando si apre, quando fanno i lavori, purtroppo le risposte non sono da noi, sono dal demanio, dallo Stato, quindi perché è proprietà loro,
e sanno i progetti come vanno, se vanno avanti, se sono fermi. Voi potete ogni tanto entrare a dare uno sguardo alla chiesa, che condizioni è? Non è di quelle più felici, perché c'è sempre questo incombe questo problema del pericolo del crollo. Allora Serena, adesso vedo che Federico sta inquadrando proprio delle sbollature sull'affresco che è qui in sagrestia e che denunciano come l'umidità e le intemperie facciano il loro lavoro qua dentro, vero Gabriele? Sì, purtroppo le continuate infiltrazioni danneggiano gli affreschi residui della chiesa. Questa affreschi Taddeo di Bartolo, grandissimo pittore senese. Allora vi facciamo vedere i punti, Federico, se mi aiuti. Guarda qua, questa è la sacrestia, questo è il posto nel quale si può entrare. Si può entrare perché questo non è a rischio crollo, infatti vedi che qua tutto intorno ci sono gli allestimenti della chiesa che i frati hanno tutta la chiesa principale perché sperano che inizino i lavori. E adesso ti porto fino a dove si può entrare. Ogni tanto l'inquadratura se ce ne va. Seguite, guardate. Quindi vediamo l'inquadratura, purtroppo allora, ti abbandona, Irene. Questo è l'ingresso della chiesa. Speriamo che... Federico entra, noi ci dobbiamo fermare qua sulla porta, forse abbiamo però delle immagini che potete mandare da studio che ci raccontano la meraviglia di questa chiesa, intanto che Gabriele del Guerra di Italia Nostra ci dice quali sono le opere di maggior valore di questa struttura. Sì, prima ancora delle opere diciamo la cosa fondamentale è l'architettura di Giovanni Simone, nome poco noto al grande pubblico, ma probabilmente uno dei più grandi architetti medievali, fu anche capomastro dell'opera del Duomo di Pisa, ma soprattutto pare fu colui che riuscì a portare quasi alla fine la Torre di Pisa dopo che per 100 anni i lavori si erano interrotti perché aveva iniziato a pendere già subito dopo la costruzione. Quindi lui la raddrizzò un pochino. Quindi lui la costruì il quarto, quinto e sesto livello, raddrizzandola a ogni livello, costruendo un lato più alto di quell'altro e dandogli quella forma un po' a banana che vediamo anche oggi. Grandissimo quindi ingegnere, grandissimo architetto, qui ha fatto un altro capolavoro che è il campanile pensile a sbalzo. Lo vedete che lo stiamo inquadrando? Cioè sì. Quel tetto, questa parte che stiamo inquadrando in realtà è la base di un campanile sospeso, giusto? Sì, il campanile è molto alto, più di 40 metri e nell'interno non poggia a terra ma poggia solo su due muri, gli altri due muri sono a sbalzo, non esiste una cosa analoga in tutto il mondo. Meraviglioso. È un'opera del 1265-1275. Tanto per dare un'idea anche soltanto, ora, Gabriele del Guerra qua è ingegnere, dice io non saprei neanche ricalcolarlo un campanile del genere. Sì, soprattutto in opera non saprei come farlo fare. Pensa, un applauso veramente alla bellezza italiana, sperando che si possa fare qualcosa per rimettere in sesto questa chiesa. Cottarelli, la proposta lega sulle pensioni.